La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità imprescindibile che riporta tutti noi alle prescrizioni degli articoli 2, 32 e 41 della Costituzione, articoli nei quali si afferma il principio assoluto e incondizionato alla tutela della persona umana nella sua integrità psicofisica e che rappresentano i riferimenti per l'impegno che tutti noi assumiamo verso la protezione della salute e della sicurezza di chi lavora, fondamento dell'azione che oggi nuovamente affermiamo. Tra i principi fondamentali, l'articolo 2 della Carta Costituzionale ci ricorda che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiama l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Le condizioni di sicurezza che preservano la dignità e proteggono l'integrità dei lavoratori sono un nostro dovere, perché la sicurezza sul lavoro è una dimensione essenziale di quella solidarietà che ci unisce, ma è anche un interesse della collettività. Ogni infortunio l'intera società. Una ferita che colpisce la persona insieme alle famiglie, i colleghi, l'intero tessuto sociale. Il nostro impegno deve essere quello di costruire un sistema all'altezza di questi valori e che attraverso l'impegno collettivo metta in atto un cambiamento profondo e duraturo.